Si trova qui alla cooperativa Placido Rizzotto a testimoniare dell'impegno antimafia in un posto che apparteneva a mafiosi. Per lei che sensazione le dà quello che questo posto era di Brusca, era uno dei casali di Brusca? E la sensazione sicuramente è strana, è forte e mi crea indubbiamente del disagio. Certo. Però cioè, testimoniare oggi qui insieme a tutti quanti gli altri sicuramente penso che sia molto importante perché la nostra testimonianza è il ricordo e quindi spetta innanzitutto a noi familiari non far dimenticare. E che cosa si aspetta da questo movimento che sta nascendo, che è nato intorno ai beni sequestrati, di giovani che si mettono, rendono produttive le terre, fanno economia riprendendo dalla mafia, riprendendo i beni dalla mafia? È importante, ce ne vorrebbero sicuramente tanti tanti in più e noi speriamo proprio nei giovani perché sono i giovani che ci devono dare a noi la forza ma a avere proprio loro il riscatto di tutte queste terre e far sì che la Sicilia sicuramente venga ricordata e vista da tutti quanti come una terra positiva. Sono passati 16 anni. Secondo lei è cambiato qualche cosa o stiamo tornando indietro dopo un periodo in cui sembrava che ci fosse una vittoria della società civile contro la mafia? Allora, io devo dire, le forze dell'ordine lì lavorano tanto e i risultati si sono visti. Noi familiari, insieme anche a Don Ciotti, insomma, andiamo dappertutto e ci facciamo conoscere e portiamo la nostra testimonianza dappertutto. I giovani sono cambiati anche perché noi lavoriamo tantissimo nelle scuole, quindi cominciamo proprio dai più piccoli. E per quanto riguarda queste cose, sicuramente è cambiato parecchio. Poi ci sono tante cose, insomma, che ti lasciano un po' perplesse, in effetti, e allora dici, ma signori miei, facciamo due passi avanti per poi farne uno indietro e lottare sempre, ti sbianchi, ti sbianchi sicuramente, questa è la mia situazione, la mia reazione davanti a determinate cose, però lottiamo sempre, anche perché penso che, almeno io che sono molto vicina alle forze dell'ordine, è giustissimo darle sempre manforte a loro. Allora, questa iniziativa, il giorno prima dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, anche per ribadire l'impegno di Libera sulla vicenda dei terreni, dei beni mafiosi sequestrati e poi riutilizzati, restituiti alla società. Ci puoi descrivere cosa sta avvenendo in questi giorni in tutta la Sicilia, ma anche qui in particolare? Sì, un momento particolare, un momento importante, un momento del ricordo, un momento della memoria. È doveroso ricordare il lavoro fatto principalmente da Paolo Borsellino, ricordare Paolo Borsellino e la scorta, ma un momento noi preferiamo, diciamo, anche invitare tutte le vittime di mafia, ricordare tutte le vittime di mafia perché attraverso, diciamo, questo ricordo, attraverso la loro memoria, ritroviamo, diciamo, l'energia per andare avanti. L'energia di andare avanti supportando le cooperative che quotidianamente lavorano nelle terre confiscate, queste terre confiscate che sono state, diciamo, per noi anche il frutto del lavoro svolto da queste vittime. Quindi, diciamo, lavoro e impegno, memoria sono dei termini importanti per noi. In questo momento è un momento particolare per chi fa questo tipo di lavoro e di impegno sul sociale. È stato anche tentato c'è stato anche un piccolo tentativo di rimettere in discussione la questione dei beni sequestrati, c'è un clima che non è estremamente positivo. Cosa state pensando di fare per riuscire a rafforzare il vostro sforzo? No, questa è una cosa,
le vittime, i familiari delle vittime stanno cercando appunto di, poco fa parlavano appunto di organizzare una manifestazione proprio per questo. Si parla di rimettere in discussione il 41 bis, si parla di rimettere in discussione la confisca dei beni, utilizzare la confisca per altri fini. Vedremo, ancora diciamo un momento, come dicevi tu, un momento particolare, ma siamo pronti per concretamente, sempre qual è nello spirito di Libera, di combattere diciamo questo tipo di leggi, ecco. Eri venuto a fare il TG 2 giorni fa a Telegliato e ieri è successo quello che è successo. Volevamo sapere prima di tutto una battuta della sensazione che hai avuto. Diciamo innanzitutto ovviamente mi dispiace tanto per Pino, ma ovviamente vivendo in queste terre c'è da aspettarselo, soprattutto nei confronti di chi, come dicevo, si è impegnato quotidianamente nella lotta antimafia. Certamente un gesto vigliacco, un gesto vile, fatto nell'oscurità. Questa gente, questo atto intimidatorio vuol dire che appunto vuol significare pure che la strada intrapresa e percorsa da Pino è la strada giusta, altrimenti non ci sarebbe stato sicuramente l'atto vigliacco, ripeto, vile, intimidatorio. Ci troviamo qua alla Placido Rizzotto a parlare di terreni confiscati, di lotta alla mafia, di lotta della società civile, di ritorno alla normalità il giorno prima dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. È difficile parlare di ritorno alla normalità oggi. L'Associazione Libera, in collaborazione con il Consorzio, ha voluto organizzare questa giornata alla memoria del giorno prima, appunto per poi lasciare nel ricordo al loro dolore, perché poi dobbiamo metterci nei panni di questa gente che ha subito questi lutti, avranno ancora i cuori devastati, i cuori straziati. Questo giorno è importante, è il giorno del ricordo è fondamentale soprattutto nella lotta contro la mafia, contro le organizzazioni criminali, perché assieme all'impegno che è quello quotidiano, che viene svolto dai nostri ragazzi, comunque tutti i soggetti impegnati sul fronte antimafia, è importante che il momento del ricordo. Il ricordo è fondamentale soprattutto per superare quelle difficoltà che quotidianamente si incontrano, è la marcia in più che ti fa andare avanti. Purtroppo siamo un popolo che per definizione è un popolo senza memoria, purtroppo i fatti non smentiscono questa tesi. Si parla di annacquare il 41 bis, o comunque di rivedere questa forma, questo strumento fondamentale di repressione, perché impedisce i contatti diretti di questi criminali, che non ci dobbiamo dimenticare sono quelli che hanno cercato di sovvertire l'ordine costituito, sono dei terroristi, dei delinquenti che hanno cercato di minare le fondamenta il nostro Stato. Non dobbiamo dimenticarci mai che abbiamo a che fare con questa gente. Sono passati più di 15 anni dalle stragi, ecco, quello è stato il momento, come possiamo dire, in cui la lotta o comunque l'attacco allo Stato ha toccato il suo massimo livello. Ma precedentemente c'erano stati, la storia di mafia ci dimostra come questa gente ha cercato sempre di colpire lo Stato, le istituzioni, nei pezzi migliori, per cercare comunque di continuare a svolgere quella loro attività delinquenziale e sovversiva. Il ricordo di quei giorni deve essere indelebile, deve rimanere costantemente nelle nostre menti. Non deve essere dimenticato da nessuno, né dalla politica, né dalla magistratura, né dalla forza dell'ordine, né dalla società civile, ossia tutti coloro i quali per definizione devono essere impegnati, quantomeno per dovere istituzionale, a fronteggiare le mafie, devono tenere, come dicevo, ben a mente questi fatti.